Anche tu al primo maggio, non è la prima volta. Le emozioni che si provano su questo palco? Sono indescrivibili, sono la seconda volta e provo la stessa emozione della prima, quindi insomma, questa è una cosa positiva, non vedo l'ora di trasformare questa emozione in adrenalina. Meglio il primo maggio o meglio Sanremo? Non lo posso dire, non è là. No, insomma sono due emozioni diverse. Il mio primo incontro col grande pubblico è stato il primo maggio, quindi sono legato in modo diverso. Sanremo è tutta un'altra storia. Sono due storie diverse che vanno vissute in modo diverso ma con la stessa testa. Oramai è passato un po' di tempo, quindi parliamo a bocce ferme. Hai rosicato di aver vinto a Sanremo, possiamo dirlo? No, per carità, anzi credo di aver... ho vinto tutto, mi dovevo portare solo a Carlo Conti e a Maria De Filippi a casa, poi... Che fanno la loro porca figura comunque sul comodino? Quindi insomma sono contento del percorso che ho fatto a Sanremo, sono uscito vincitore, quindi al di là dei premi quello che conta è costruire dopo. I prossimi appuntamenti con il tuo tour, il muro di Berlino che oramai è cascato bene, ma quelli interiori sono ancora ben alti e quindi bisogna buttarli giù. Il tour è cominciato il 12 aprile, c'ho già delle belle tappe, ora partirò l'11 maggio da Recanati, il 12 a Parma, poi a Vicenza, insomma fino a settembre mi schiavizzeranno. Sti muri sono alti da scalare, sì, c'è poco da fare. Un saluto per i nostri lettori, gli amici di Forzin. Un abbraccio forte agli amici di Forzin, siete fantastici, soprattutto la ragazza che mantiene la telecamera, è molto più bella di questi che intervista, però purtroppo confermo, è andata così. E io mi prendo questo. Ciao.